La Mustang è sempre la Mustang, anche se questo modello in particolare è veramente un punto di rottura con il suo passato, ma perché? Perché è lanciato verso il futuro, verso l'elettrificazione. Stiamo parlando della nuovissima Ford Mustang Mach-E che sta arrivando proprio in questi mesi in Italia. Parliamone un po', presentiamola ai nostri amici. Che cos'è la Mustang Mach-E? Allora, la Mustang Mach-E intanto è la nostra prima vettura elettrica, quindi già questo la qualifica in una certa maniera, perché chiaramente è il segnale che il processo di elettrificazione che Ford ha intrapreso 2 anni fa con l'elettrificazione a vari livelli della sua gamma prodotto prosegue, e prosegue verso una strada che ormai è delineata per un approdo completamente elettrico nel 2030, quando commercializzeremo, l'abbiamo annunciato, solo vetture elettriche in Europa. Ma Mustang Mach-E ha anche un altro significato, che è il significato della serietà e dell'impegno con cui Ford sta affrontando questo grande cambiamento, che è un cambiamento epocale, che è assimilabile probabilmente solo al momento in cui si scese da cavallo per andare sull'automobile all'inizio del secolo scorso, che è il processo di elettrificazione. Un processo serio che merita non solo tanto impegno, ma anche di sfidare se stessi affidando a dei brand iconici il ruolo di portabandiera dell'elettrificazione pura. E quale portabandiera migliore che non un brand così iconico e così di successo da 57 anni come quello Mustang? Una sfida difficile da giocare e da vincere, che noi siamo riusciti a vincere con una vettura straordinaria che intanto è best in class per autonomia, con oltre 610 km, e poi però porta con sé tracce evidentissime del DNA Mustang, sia in termini di performance che in termini stilistici, aggiungendoci l'abitabilità di un crossover e quindi la fruibilità anche per una famiglia. C'è da dire che l'autonomia che questa macchina riesce a esprimere, che nella configurazione a trazione posteriore e batteria extended range è oltre 600 km, ma anche fosse a trazione integrale con extended range a 540 km, è un'autonomia che oggi garantisce una fruibilità che fino a poco tempo fa le vetture elettriche non avevano, una fruibilità senza eccessive ansie da parte dei consumatori, e questo è un altro passo importante verso una trasformazione del parco circolante in parco elettrico. E la Ford Mach-E la troviamo già nei concessionari Ford, e nel caso quanto costa? La Mustang Mach-E sta arrivando nelle concessionarie Ford, arriverà a partire dalla seconda metà di giugno, quindi ci siamo. È una vettura che parte da 49.900 euro nella configurazione trazione posteriore con batteria standard, e via via sale fino ad arrivare al top di gamma, che è la trazione integrale con la batteria extended range, che si colloca alla cifra di 66.850 euro. Quindi un range di prezzo adeguato, soprattutto altamente competitivo rispetto a quello che è il panorama del mercato. Il pubblico ci sta dando riscontro di questo, l'interesse è enorme intorno a questa vettura, abbiamo ricevuto in poco tempo migliaia e migliaia di richieste di informazione di rimanere informati. Ne abbiamo già vendute quasi 400 a persone che non hanno mai vista né toccata. È il brand Mustang che fa tanto, è la serietà e l'affidabilità che Ford ha saputo conquistarsi nel corso degli anni che sta facendo il resto. Siamo molto fiduciosi. Ultima chicca: il paese più avanzato in termini di elettrificazione in Europa è la Norvegia, paese piccolo ma che comunque aveva già superato l'anno scorso il 50% di vendite puramente elettriche nel corso del 2020. Al suo primo mese, ai suoi primi 2 mesi di lancio in Norvegia, la Mach-E è balzata in testa alle classifiche, diventando di gran lunga la vettura elettrica più venduta in Norvegia. Un segno che anche in un mercato piccolo ci dà un grandissimo riscontro di quello che è il lavoro fatto, che noi avevamo la certezza che fosse un buon lavoro, ma poi è il pubblico che deve riconoscertelo. Benissimo, vedremo come andrà in Italia. Grazie mille. Grazie a voi.